Flug 24, Präsidentenjet der Vereinigung friedliebender Staaten. Sie haben Starterlaubnis. Kontrollturm Oslo an Flug 24. Wir wünschen einen angenehmen Flug. Kommen Sie bald wieder nach Norwegen. Danke, auf Wiedersehen. Flug 24 verläuft normal. Sir, das Radar zeigt an, dass die Präsidentenmaschine an Höhe verliert. Was? Flug 24, hier spricht Kontrollturm Oslo. Riuscite a sentirmi? Volo 24, riuscite a sentirmi? Aiuto! Torre di controllo di Oslo, abbiamo perso il controllo. Aiuto! Aiuto! I comandi dell'aereo sono bloccati. La radio non funziona più. Che sta succedendo? Qualcosa sta controllando il nostro aereo. Lo sta controllando? Ma chi? Il loro presidente è in mano nostra. Questo darà all'Alleanza delle Nazioni Pacifiche una lezione che non dimenticherà facilmente. A tutta forza, Vanessa. D'accordo. Facciamogli sentire tutta la potenza del nostro raggio trainante. Oh, non è possibile. Abbiamo perso l'ala sinistra, signore. Che cosa? No, deve essere un incubo. Non posso credere a quello che sta succedendo. Che lei ci creda o no, è proprio vero, signor Presidente. Questa è solo una piccola dimostrazione del mio potere. E lei chi è? Un amico, che potrebbe incattivirsi se le mie richieste non venissero soddisfatte. 25 milioni di dollari in oro che dovranno essere consegnati alla banca svizzera. 25 milioni di dollari? E se non lo facciamo? Il vostro mondo libero la pagherà cara e non atterrerete così dolcemente la prossima volta. Oh! Gli strumenti sono impazziti! Sicuro di aver bisogno di tutta questa pista? Forse non basterà. Sai, ho promesso a Bruce di collaudare la nuova linea di auto da corsa che lui sta progettando. Quello che non ho detto a Bruce è che Dustin mi ha dato un barattolo di carburante ad alto rendimento per potenziare le mie macchine. Io non mi fido molto dei carburanti ad alto rendimento. Attento! Oh! Ripensandoci bene, forse mi accontenterò di quello senza piombo. Oh! Bob, forza, seguimi! Oh, benedetti, i miei bulloni siamo fritti ora! Ci giungono notizie di aeroplani costretti ad atterrare da una misteriosa forza nella regione dei mari del nord. Bel colpo, papà! Il gruppo di terroristi avverte che le nazioni che si rifiuteranno di soddisfare le loro richieste saranno bersaglio di rappresaglie. Solo Mayhem potrebbe usare un raggio antigravitazionale a scopo terroristico. Posso aiutarti questa volta, papà? Ti prego! Per favore, papà, posso aiutarti? Tu hai già una missione da svolgere, figliolo. Ferma quella macchina prima che distrugga l'intera cucina. Oh, uffa! Sì, Bob, sbrigati! Trasformati in motorino! Fammi ascoltare la richiesta di riscatto del gruppo terroristico e analizza la voce del loro capo. Pronto, Matt! Questa è una piccola dimostrazione del mio potere. Analisi in corso. Confermato. È la voce di Miles Mayhem, capo di Veleno. Ancora lui. Benissimo, papà. Allora questa è una missione. Ma non è per te, Scott. Oh, grazie al cielo. Il pericolo mi fa indolenzire i transistor. Computer, selezione del personale. Scegli i migliori agenti maschi per questa missione. Selezione conclusa. Brissato, ingegnere meccanico, progettista specializzato, nome di codice del veicolo Rhino. Alex Sutton, esperto di computer e comunicazioni, comandante dei sistemi Rhino.
Bond McLean, esperto di armi e strategia tattico, nome di codice del veicolo, Firecracker. Gloria Baker, campionessa di automobilismo, cintura nera di Kung Fu. Quegli aerei rappresentano soltanto l'inizio, guardate. Immaginate la potenza distruttiva di un pezzo di quella cometa se cadesse su un bersaglio prestabilito da noi. Secondo me potrebbe radere al suolo un'intera città. Pagheranno qualunque cifra pur di tenere lontano quell'ammasso di rocce. Pagheranno e come, Decker? Appena avremo rubato il nuovo potenziatore di energia, aumenteremo la potenza del nostro raggio e la cometa diventerà l'arma più distruttiva della storia. Beh, Veleno è riuscito a mettere le mani su un'arma che potrebbe mettere in ginocchio l'intero pianeta. E tra Veleno e il mondo libero in questo momento ci siamo soltanto noi. Tutti gli attacchi si sono svolti sul mare del nord, e quindi io direi che... la loro fonte di energia deve essere da quelle parti. È ora di porre fine alle azioni di Veleno. Muoviamoci. Esaminate la carcassa. Brius e io controlleremo dentro. Alex manovrerà l'intercettatore. Alex, hai trovato qualcosa? Per ora ancora niente. Ah, no, aspetta un attimo, Gloria. Ho intercettato un allarme. Sto controllando tutte le frequenze radio usate da Veleno. Emergenza, emergenza! Questo è il trasporto di 21 dell'unità di difesa. Qualcuno ci sta attaccando. Hanno messo fuori uso la nostra radio. Ripeto, ci stanno attaccando. Abbiamo appena sorvolato Bergen. Veleno ha interrotto il segnale. È proprio nello stile di Veleno. Bergen è poco più a nord di noi. Bene, facciamo loro una visita a sorpresa. Aumentate la potenza! Non vedo più niente! Quel potenziatore d'energia fra poco sarà mio. Qual è il problema? Il nostro sistema automatico di difesa si è appena attivato. Passo al sistema visivo. Oh, abbiamo compagnia. Musk, preparate loro una calorosa accoglienza. Vanessa e io prendiamo il potenziatore. Guardala. Oh, attento! Accidenti. Tocca a noi adesso.
ci è mancato poco. Raggio perforante. Frusta magnetica. Riportate indietro Jack Hammer e serrate le file. Abbiamo preso il potenziatore di energie. Molliamo questo aereo e andiamocene da qui. Rax, spegni il raggio antigravitazionale. Fatto, capo. Dobbiamo salvare quell'aereo. Eh sì, ma veleno. Aspetterà. Veramente non dovremmo incontrarci così. Non avevo altra scelta. Guarda! Raggio innalzante! È un bel guaio, Matt. Il raggio innalzante non ce la fa. Tenerlo ancora per molto. L'aereo mi sta scivolando. Attento, la tua maschera si sta esaurendo. Hondo, Gloria, tirate fuori l'equipaggio. Usate l'uscita antincendio. Ok, l'uscita antincendio. Noi siamo pronti. Bombe di profondità, via! Ottimo lavoro. A tutti i membri dell'equipaggio, evacuate subito l'aereo. Bruce, come va? Grazie. Io sto bene, Matt. Ma il raggio innalzante è fuori uso. Abbiamo salvato delle vite umane, ma veleno purtroppo è scappato con quella fonte di energia. Matt! Ho intercettato una trasmissione molto importante, credo che la troverai interessante. Ho dato una dimostrazione della mia forza all'Alleanza delle Nazioni Pacifiche, ma loro si rifiutano di arrendersi. Io sono un uomo di parola. Tra poche ore staccherò un pezzo della cometa di Van Olden e la scaglierò contro un'importante città. La cometa di Van Olden si trova attualmente nel punto più vicino alla Terra ed è nel raggio del potenziatore d'energia. Prendete in considerazione la mia offerta, oppure ne pagherete le conseguenze. Non abbiamo molto tempo per trovare veleno e fermarli. Forza, muoviamoci. Colleghiamoci con il computer di Musk. Papà piacerà questo, T-Bob. È un'impresa di ingegneria veramente geniale. Si parla di papà e... Scott, analizza al computer questo problema. Oh, con piacere. Calcola da quale località dell'emisfero settentrionale veleno potrebbe prendere di mira la cometa. Pronto a trasmettere. Monte Eka in Islanda, Arbro in Svezia, foresta di Birke in Norvegia. Analisi, date le nostre coordinate. Qual è la località da cui veleno potrebbe sparare il raggio trainante? Il bersaglio è la cometa di Van Olden. Il tempo è di un'ora. L'Islanda è a distanza proibita vista la mancanza di tempo, mentre la località svedese è troppo nell'entroterra. Oh, accidenti! Ci sono 99 probabilità su 100 che l'installazione di veleno si trovi in Norvegia. A tutte le unità Musk, trasmettete le coordinate del bersaglio a tutti i computer guida. Li abbiamo trovati. Sì, d'accordo, Matt. Diamoci da fare. Thank you.
ancora qualche correzione e la cometa di Van Holden sarà finalmente in nostro potere. Grazie al potenziatore d'energia, adesso la sua potenza è tremenda. Eh? Hanno fatto a trovarci. Mask, fermateli! Ve ne andate così presto? La festa è appena cominciata. Ci vuole ben altro che i vostri ridicoli macinini per fermarmi, Mask. Puntate sulla cometa! Fuoco! Fa un po' caldo, eh? Provvedo io a raffreddarti i bollori, amico. Oh, aiuto! Troppo memetico fuoco! Sei arrabbiata. Vieni duro, sto arrivando! Sarà per un'altra volta, zucconi mascherati! Andiamocene da qui! Se non potrò avere il potenziatore d'energia, non l'avrà nessuno! Il raggio trascinerà giù la cometa proprio in questo punto! Raggio innalzante! Gloria, lancia la bomba a ultrasuoni e ferma quel raggio. D'accordo. Prima di andarmene mi prenderò un'ultima soddisfazione. Missile! Fuoco! Hai vinto per questa volta, Mask, ma la prossima volta le cose andranno diversamente. Un giorno o l'altro ti acciufferò. È fuori uso, ma siamo riusciti a fermare quel raggio trascinante. Non devi preoccuparti, Yondo. Bruce ti rimetterà nuovo Firecroker. Comunque, nel frattempo, ti faccio vedere una delle mie nuove super macchine. Cos'è questa storia delle super macchine? Attenzione, adesso vi faccio vedere. Oh, aiuto! Ho soltanto modificato un po' il progetto originario di Bruce, però c'è un piccolissimo problema, papà. Non so come fare per farle fermare. Thank you.